La mia prima stagione in Serie A mi ha dato tanto dal punto di vista della consapevolezza e del lavoro quotidiano, perché solo così puoi riuscire ad affrontare le sfide contro le squadre più forti d'Italia. Devi mettere quel qualcosa in più a livello mentale, di testa e di applicazione, perché se no non puoi assolutamente competere. Penso che rispetto alle stagioni prima, nell'ultimo campionato, sia cambiata appunto la mentalità con cui ho affrontato le partite, sapendo che dovevo affrontare i migliori giocatori del campionato, e quindi ho messo sicuramente molta più applicazione in tutto quello che facevo già durante la settimana e poi la riportavo in partita. Penso che la forza del gruppo sia fondamentale in tutti i campionati e in tutte le categorie. E sicuramente avere un bel blocco solido in cui puoi inserire giocatori nuovi è la base da cui bisogna partire. E avendo un bel gruppo di ragazzi che si impegnano e sanno come lavorare è assolutamente un grande vantaggio per poter iniziare la nuova stagione. Per migliorare mi manchi quella spinta in più in fase offensiva, mi manchi migliorare nel gesto tecnico, negli ultimi metri, nel cross, nell'assist per gli attaccanti, anche un po' di spregiudicatezza nello spingermi in avanti. La squadra, nonostante questo ritiro un po' difficile sotto il punto di vista delle assenze a causa del Covid, visto che sono state tantissime, ha reagito alla grande e è rimasta compatta nell'affrontare gli allenamenti e con la speranza di poter lavorare poi di nuovo in gruppo nei prossimi giorni a Spezia, e sicuramente c'è tanta voglia di potersi mettere alla prova nelle prime partite della stagione. Mister Thiago Motta c'ha in questo momento di un po' così di difficoltà dovuto al Covid, ci ha subito messo le cose in chiaro che dovevamo continuare a lavorare con la testa, e ci ha chiesto di dare sempre il 100% in campo, che secondo me è una delle cose che contano di più in questo sport. Ci ha chiesto di allenarci sempre al massimo, perché poi in partita si riporta tutto quello che si prova in allenamento. Poi è un allenatore che vuole proporre il calcio, vuole giocare la palla non con un possesso sterile, ma finalizzato all'attacco e per poter segnare. E anche sulla riconquista palla vuole che siamo sempre pronti, quando sbagliamo subito a cercare come ha posizionato l'avversario, a vedere dove è la palla, se possiamo riaggredire subito o se ci dobbiamo ricompattare. Ogni anno c'è sempre la concorrenza ed è giusto che ci sia per alzare il livello, perché così la competizione sana fa bene a tutti, e sicuramente io sono sempre stato pronto a giocarmi le mie carte in tutte le stagioni e ho già iniziato a farlo anche quest'anno, cercando di allenarmi sempre al massimo.